Siri, tengo a precisarlo a tutti i cittadini, è coinvolto in indagini preliminari e gli elementi sin qui emersi non giustificano che sia sottoposto a una gogna mediatica. Qui scatta il principio di civiltà giuridica e invito tutti, anche gli organi di stampa, a evitare un processo mediatico sommario. Anzi, ne approfitto anche, approfitto dell'occasione per esprimere vicinanza non solo a lui, ma anche alla sua famiglia, a sua moglie, alla sua figlia 24enne, perché in questo momento stanno sicuramente condividendo con il marito, con il papà, questo sofferto passaggio. Però il piano della vicinanza personale e il principio di civiltà giuridica della presunzione di innocenza non impediscono affatto, non precludono affatto la soluzione che ho individuato. Siri farà un passo indietro in ragione dei fatti che gli sono stati contestati, della oggettiva gravità di questi fatti. Stiamo ragionando di un'accusa di corruzione, ancorché allo Stato non risultano provati, e aggiungo della oggettiva difficoltà di poter attendere alle attività istituzionali, dovendo concentrarsi sulle necessarie attività difensive. Concludo con un invito. Invito il partito di appartenenza del sottosegretario della Lega perché comprenda che questa soluzione non significa condanna di un suo esponente e non si lasci guidare da una reazione corporativa, ma si lasci ispirare da una più complessiva e superiore valutazione del superiore interesse. Invito anche l'altra formazione politica, il Movimento 5 Stelle, affinché non approfitti di questa soluzione per cantare una vittoria politica che così impostata rischierebbe di finire per calpestare i diritti della persona. Se mi permettete, invito anche voi, rappresentanti degli organi di informazione, a lasciare alla magistratura il compito di istruire ed, se del caso, celebrare i processi e a trattare questo caso col necessario equilibrio e cautele nel rispetto dei diritti della persona. Infine, mi rivolgo a tutti i cittadini italiani, vi invito tutti a nutrire fiducia nella politica, a continuare a nutrire fiducia nella politica, soprattutto quando la politica si sforza di assumere in modo coerente, in modo trasparente, le proprie responsabilità. Grazie. Se mi permettete, credo di essere stato davvero molto, molto esauriente. Noi non abbiamo solo problema, ne abbiamo tanti e li affrontiamo tutti i giorni.